Buongiorno, oggi è una giornata speciale per il mondo della scuola italiana. Mentre il decreto legislativo sulla riforma della scuola è in discussione nella 7ª Commissione Cultura e presto arriverà in Parlamento, la Scuola Unita scende oggi in piazza per dire no a questa riforma del governo Renzi. Sono 7 le piazze principali dove insegnanti, studenti, genitori, docenti universitari, politici si stanno concentrando per questo grande sciopero generale della scuola. Ma in tante altre città la voce degli insegnanti si farà sentire contro questa riforma, chiamata la buona scuola, ma che buona scuola non è. Gilda TV è in collegamento con le piazze principali per trasmettere in diretta la protesta. Da Bari, Giuseppe Candido. 5 maggio siamo in piazza Castello a Bari con il coordinatore nazionale Rino Di Meglio della Gilda Insegnanti Federazione Gilda UNAMS. In questi giorni se ne sono dette di tutti i colori, la ministro Giannini non capisce le ragioni di questo sciopero e Renzi dice che non si farà spaventare da 4 fischi, senza contare che Faraone dice che in piazza oggi c'è una gente chiassosa che è decisa solo a fare protesta. Cosa ne pensa il coordinatore nazionale Rino Di Meglio e perché siamo qua? Io penso che il fair play del governo è assolutamente a zero. Non ho mai visto un governo che attacca una categoria che sciopera. Scioperare vuol dire fare anche un sacrificio economico. Cioè, oggi tutti i lavoratori della scuola, e sono tantissimi, che stanno scioperando e stanno scendendo nelle piazze d'Italia, hanno perso 100 euro dai loro magri stipendi. Dovrebbero rispettare almeno questo sacrificio. Che il ministro non capisca, ce ne siamo accorti da lungo tempo che il ministro non capisce, abbiamo avuto degli incontri col ministro col quale abbiamo perso del tempo inutile perché il ministro non era ancora ben informato su qual era la riforma, del resto ce ne siamo accorti perché abbiamo visto 3 edizioni completamente diverse tra di loro di questa cosiddetta riforma e l'ultima è di gran lunga la peggiore di tutte, questa cosiddetta buona scuola, che si basa semplicemente su rafforzare il potere dei dirigenti scolastici, precarizzare gli insegnanti e licenziare i precari più bravi perché sono quelli primi in graduatoria, perché dopo che avranno fatto 36 mesi saranno addirittura licenziati. Paradossale, la Corte di Giustizia Europea impone l'assunzione di questi precari che hanno lavorato oltre i 36 mesi e il governo prende un po' come scusa. È questo il senso della riforma? Sì, questo è il senso della riforma e soprattutto la riteniamo un attentato alla libertà di insegnamento, perché quando si rende il docente soggetto al 100% al dirigente scolastico e che dopo 3 anni lo può anche mandare via dalla scuola, benissimo, questo vuol dire mortificare la professione docente e renderli semplicemente degli operatori docili e obbedienti dell'istruzione e non dei professionisti liberi. Chiarissimo, ringraziamo il professor Di Meglio e buona manifestazione. Grazie.